chiamo Fedeli Fabio e svolgo il ruolo di operatore di produzione nel reparto di assemblaggio automatico. Ciao, sono Luca Corti, sono il pick up di questo reparto dell'assemblaggio automatico e cerchiamo di migliorare i macchinari per garantire un processo sempre più pulito e preciso. Sono Filippo Perego e sono un ingegnere del team di Autonation e System Software Integration in Technopro. Technopro lavora nel settore della microelettronica e produce dei dispositivi che andranno a testare poi i wafer per creare chip per componentistica di elettronica, quindi computer, device. Il reparto consiste nel montaggio delle testine all'interno della ProBed. Abbiamo dei macchinari che sono semiautomatici e abbiamo appunto il compito di effettuare il carico macchina delle ProBed e lo scarico nel momento in cui la scheda viene assemblata completamente. È partita tutto guardando un volantino in internet, cioè è sembrata un'ottima idea, soprattutto farla con i colleghi di lavoro, un'impresa sportiva, diciamo. Ma ci siamo trovati in reparto con dei ragazzi e siamo appassionati di bicicletta, usciamo spesso nei nostri pomeriggi e nei weekend soprattutto, e quindi questa era una sfida, un evento molto challenging perché dobbiamo fare più di 200 km con lo Stelvio finale e la cosa ci ha interessato parecchio. Ma c'era qualche... In realtà ci siamo trovati in questo reparto parlando, abbiamo scoperto che avevamo gli stessi interessi e per cui un giorno così parlando abbiamo trovato questo evento e abbiamo detto dobbiamo provare a farlo, dobbiamo riuscire a farlo. Con gli allenamenti che ci siamo prefissati prima dell'evento sicuramente il nostro affiatamento all'interno del reparto è aumentato. Diciamo siamo già abbastanza uniti dato che comunque passiamo diverse domeniche insieme a fare dei giri, insomma. È iniziata un po' come scherzo, abbiamo chiesto se era possibile avere una maglietta commemorativa dell'evento da indossare e poi alla fine ci hanno supportato parecchio nella preparazione dell'evento. Siamo pronti e sicuramente è una sfida più che altro mentale. Ci hanno supportati e nello stesso tempo ci hanno detto che non è una cosa normale farla. Speriamo di arrivare alla fine, ecco, insomma. La parte della salita dello Stelvio sarà la parte più dura, ovviamente. Perché dopo 200 km le gambe inizieranno a far male, sicuro. Speriamo di riuscire ad arrivare alla fine e concluderla. ProBed ti danno da fare anche oggi, però questa è dura, evita però... la testa anche oggi. Siamo passati in 2 km da sono il re dei pazzi a sono il re del mondo.